Oggi parliamo dell'ansia e del messaggio che porta alle persone in crisi. Sì, perché quando sei in crisi, ogni sintomo ti parla. Purtroppo a volte usa un linguaggio che non è molto comprensibile. Quindi l'unica colpa che può avere un sintomo come l'ansia è nel linguaggio che utilizza, ma non nel contenuto, perché il contenuto è sicuramente utile, ti sta dando un messaggio per evolvere e qualora tu lo riuscissi a capire, l'ansia scomparirebbe, non avrebbe più senso. Che cos'è l'ansia? Se ci pensiamo, l'ansia è un'accelerazione, quindi tutto quello che è dentro di noi accelera, accelera il battito cardiaco, accelera la respirazione, la pressione, accelerano i movimenti che diventano rapidi e scattosi, aumentano gli autocontatti, accelera anche l'aspetto mentale, quindi una serie, una cascata di pensieri, di immagini, di scenari, tutto questo è andare veloce. E allora cominciamo a ragionare, soprattutto se siamo in un periodo di crisi, in un periodo in cui ci rendiamo conto che qualcosa nella nostra vita deve essere trasformato, se capiamo che siamo in una fase di trasformazione o in una mancanza di qualcosa, allora proprio in quella situazione dobbiamo imparare a raccogliere, a cogliere il succo, il nocciolo, il messaggio dell'ansia. L'ansia allora accelera, abbiamo detto, e quindi ci sta dicendo cosa? Datti una mossa, vai più veloce, non perdere tempo. L'ansia sappiamo che è paura, è sinonimo di paura. Probabilmente proviamoci a chiedere se non si tratti di paura di perdere tempo, paura di perdere vita, paura di perdere qualità della vita. Se la pensiamo in questo modo, allora l'ansia ci sta dicendo datti una mossa, non perdere più tempo, accelera. È questo che dobbiamo capire, che si tratta semplicemente di un messaggio il quale ci sta dicendo ti sei fermato probabilmente, devi andare oltre, devi accettare di perdere qualcosa e di trovare qualcos'altro, affrontare l'ignoto, ma stai andando o troppo lentamente o addirittura c'è un freno, un blocco nella tua vita che ti produrrà un malessere molto più grande dell'ansia. In qualche modo è come se l'universo, una forza universale, in maniera benevola ci osservasse e si rendesse conto che la nostra anima si fosse fermata, si fosse seduta comodamente su una panchina, ecco, metaforicamente. Allora questa forza benevola dell'universo dice: ok, ti do una spinta io, ci penso io, parlo al tuo corpo e alla tua mente, li accelero così che trainino dietro o comunque trasmettano il messaggio anche all'anima. E questo è il tentativo che l'universo fa. Forse, ripeto, non so perché lo fa in questa forma, ancora lo devo comprendere. Tuttavia, nella mia esperienza, in migliaia di persone che ho incontrato e che ho aiutato, è successa sempre la stessa cosa. Compreso il messaggio dell'ansia, riattivato il movimento verso la propria realizzazione personale, l'ansia è praticamente scomparsa. Buona vita, buon tutto, buon destino da Rosario Alfano.